Bloccata la realizzazione del super telescopio di Monte Mufara sulle Madonie, che garantirebbe alla Sicilia e all'Italia il polo di leadership per quanto riguarda l'ingegneria spaziale. La decisione definitiva dei giudici è fissata per il prossimo 24 settembre. Mentre gli ambientalisti esultano, il ministro per le imprese Adolfo Urso preme per una rapida decisione e avvisa gli ambientalisti: dobbiamo decidere cosa è ambientale e cosa no. Invece per quanto riguarda l'osservatorio astronomico, tornando indietro, cosa farete adesso? Aspetterete o comunque... Documenteremo ovviamente al TAR tutte le nostre buone ragioni, che nella tutela dell'interesse nazionale, e chiediamo di esprimersi ci auguriamo con celerità, perché è importante che decidano, poi ognuno faccia il suo lavoro. Noi abbiamo fatto il nostro, mantenendo in Sicilia uno dei progetti scientifici più importanti e significativi dell'Agenzia Spaziale Europea, che altrimenti aveva già deciso di trasferire in un'altra nazione, nelle Canarie. Ma cosa dici? Che bisogna saper ben coniugare le esigenze dell'ambiente, lo stiamo facendo. Se lei pensi, le risorse che abbiamo messo in campo sulla tecnologia digitale, sulla tecnologia green, vuol dire che noi siamo un governo che vuole realizzare tutte le condizioni per sviluppare al meglio un'impresa nella tutela dell'ambiente. Ho parlato poco fa di fare della Sicilia il polo di produzione di tecnologia green e tecnologia digitale, con risorse di 13 miliardi di euro all'impresa in pochi mesi, credo che sia ampiamente significativo. Ma perché l'Italia sta diventando leader mondiale sullo spazio, e io vorrei che anche la Sicilia ponesse la sua bandiera sullo spazio. Sullo spazio questo governo ha messo in campo, tra risorse nazionali e risorse europee, anche del PNRR, risorse affidate all'Agenzia Spaziale Europea su progetti che interessano le imprese italiane e risorse affidate alle Agenzie Spaziali Italiane, tutte impiegate nei tempi previsti, un ammontare di 7 miliardi e 200 milioni da qui al 2026.